Ragazzi, una rivoluzione in Modern Warfare 2 e in quello che sarà Warzone. Ho scoperto il nuovo scatto tattico automatico, davvero, davvero simile allo slide cancel che tutti conoscevamo su Warzone e su Modern Warfare del 2019. Andiamo a scoprirlo, te lo spiego. La prima cosa che dobbiamo fare è andare su impostazioni, io gioco con tastiera e mouse, e ovviamente andare in gioco e mettere scatto automatico, scatto tattico automatico e gestione scatto tattico, pressione singola dello scatto. Successivamente, tra i comandi che sono già preimpostati, abbiamo il tasto sdraiati e il tasto scatto tattico concentrazione scatto con maiuscolo. Quindi due semplici tasti. Se invece giochi da controller, ti consiglio di andare ovviamente su controller, in controller andare su scatto automatico, scatto tattico automatico, e in avanzate invece selezionare la voce gestione scatto tattico, pressione singola dello scatto. Siamo in game in una mappa privata, andiamo a vedere come funziona. Te lo faccio vedere e poi te lo spiego. Come vedi è simile a uno slide cancel con i suoi difetti che adesso ti spiegherò, ma altrettanto efficace. Sono in lobby con Luca, adesso a Luca dirò di fare un dolphin jump e più di fare subito lo scatto tattico automatico. Luca, puoi farlo verso quella direzione lì, prego. Dolphin, scatto tattico. Lui ha fatto poi un altro slide che, come vedi, è molto più lento rispetto al dolphin e scatto tattico automatico. Dolphin, scatto tattico automatico. Ok. Quindi qual è la corretta successione dei tasti? La prima è correre, scatto tattico automatico, parte appunto in automatico. La seconda cosa da fare è il dolphin jump, quindi il tasto sdraiati, che per i giocatori da controller potrebbe risultare la pressione prolungata del tasto accovacciati, e successivamente poi premere il tasto dedicato per lo scatto tattico automatico, quindi scatto dolphin, scatto automatico, scatto dolphin, scatto automatico, dolphin, scatto automatico, dolphin, scatto automatico. Per i giocatori da controller il tasto adibito allo scatto tattico automatico è, per quelli che usano il controller PlayStation, L3. Ovviamente questo movement ha delle controindicazioni. La prima è se vado a fightare in close e prendo un muro, la pressione dello scatto tattico automatico non funzionerà, ma c'è un modo per risolverla, che è quella di premerla due volte, quindi e sono in piedi. La seconda controindicazione è quella che quando sono in aria non posso né sparare né mirare, l'unica cosa che posso fare è cambiare la direzione del volo. L'unico modo per cercare di avere un fight immediatamente dopo il dolphin jump è quella di rialzarsi per lo scatto tattico automatico e iniziare a puntare l'arma o sparare in questo modo. Queste sono le uniche controindicazioni di questo scatto tattico automatico rinnovato ogni volta che si fa un dolphin jump. Praticamente quasi come lo slide cancel di Warzone e Modern Warfare del 2019. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, metti un commento, fammi sapere la tua opinione e la tua idea. E fammi sapere anche e soprattutto se l'hai provato o se l'avevi già scoperto magari prima di me. Ti aspetto in live su Twitch, Facebook Gaming e YouTube. Basta cercare Gladiator_10. Non un pro player, ma uno che ama divertirsi come te. Ci vediamo in live. Ciao!